era quel periodo in cui i film di zombie erano comunque proprio pane per i fan, era uscito da 2 anni prima il film di Romero, comunque era stato uno degli incassi più mostruosi della storia del cinema, seguito da Zombie 2, sempre di Lucio Fulci, e Paura nella città dei morti viventi era, diciamo, un proseguio, un sequel di queste sostanze fatte di zombie, insomma. One more step and I'm gonna blast you. Now freeze my arm! Don't move, I said! Fulci è stato un regista molto versatile, perché lui non si è dedicato solamente ai film dell'orrore. Lui ha fatto anche dei film storici, mi riferisco a questa Beatrice Cenci. Si è poi specializzato nel film dell'orrore e devo dire che è stato uno dei maestri sicuramente. In Italia D'Argento e Fulci sono, a mio avviso, quelli che sono riusciti a ottenere i risultati di maggior rilievo. I would say the most surprising thing is this kind of poetic Italian decadence that sets them apart from American horror movies. They're in a world apart, somewhere up there in the cloud. The result was actually a combination of this team that I had never met before. Well, I mean, you know, Lucio is Lucio, the poet of the macabre, but he is also supported by these wonderful crews, which for the most part were the same, certainly in the key posts. And so it was very much a family affair. Era già stato deciso produttivamente di realizzare il film a Savannah, perché Savannah è una città meravigliosa, stupenda, è una città storica con degli edifici epocali e per cui si prestava più di ogni altra forse per questo genere di soluzioni scenografiche. Tutti gli esterni sono stati girati a Savannah con degli interventi pesantissimi, non di scenografia vera e propria, ma di sforzi di atmosfera, in quanto che Savannah di per sé si presenta come una cittadina abbastanza ridente, non si offriva a un'ambientazione di un film dell'orrore. Allora la soluzione di Fulci è stata questa: giriamo tutte le notti con la nebbia e tutti i giorni aiutandoci con un polverone pazzesco, per cui si vede, non si vede. E quindi questo qua ha aiutato molto a creare l'atmosfera del film. In Georgia non siamo riusciti a trovare una macchina del vento sufficientemente grande per poter far volare queste tonnellate di polvere, di cementi, eccetera. Abbiamo usato le eliche dei motoscafi da palude, che funzionano esattamente come i ventilatori. La tenevamo ancorata per terra e c'era metà della troupe che buttava in mezzo all'elica borotalco, cemento, eccetera, e faceva questa scena con gli alberi che si muovevano, questo fumo, questa nebbia, questa cosa che però funzionava. Era già difficile ottenere il permesso di girare in un cimitero, in più Fulci aveva chiesto, insomma, un cimitero particolare, non un cimitero qualunque, voleva un cimitero un po' misterioso. Tra l'altro, siccome doveva apparire Iovine vestito da prete, appeso a un albero, serviva un cimitero con un enorme, gigantesco albero. Se non che noi, per esigenza di copione, dovevamo scavare, quindi, come sempre succede in questi casi, abbiamo chiesto il permesso per fare una buchetta di 20 centimetri, alla fine ci siamo trovati a dissodare proprio il terreno, abbiamo trovato le ossa, ecco, queste, al che è successo una specie di dramma, siamo dovuti
Siamo andati lì, ci hanno cacciato via praticamente. Heads. Tails, in the hole, sucker. Shit. E poi però il grosso degli interni li abbiamo girati a Roma. Abbiamo ricostruito alla vecchia De Paulis sia la scena iniziale che quella della Medium. Poi abbiamo costruito parte della casa da Eichren, nella zona dove lei dipinge tutto l'atelier. Poi abbiamo costruito lo studio dello psichiatra, di Carlo Di Meglio. E poi abbiamo costruito tutto, quello è stato molto impegnativo, tutto il sottocimitero. Quello è stato un lavoro che ha richiesto parecchio tempo, perché l'avvio alla costruzione dopo il bozzetto è stato dato prima che io partissi per gli Stati Uniti. La caratteristica di questa scenografia è che dovevamo dare il senso di stare veramente nelle viscere della terra sotto un cimitero, per cui le pareti sono state completamente intrise di stracci, come se fossero dei vestiti marci, scheletri mummificati, ossa. E naturalmente è stato complicato, perché il film non era un fantasy, era comunque un horror, per cui doveva essere tutto molto verosimile. George, mi ricordo che come primo giorno ci fu un battibecco con Fulci, perché lui pretendeva di fumare il sigaro anche in questa chiesa, e Fulci diceva: ah, cioè, non si è mai visto, insomma, che si fuma in una chiesa. Dice: ma qui siamo in America, è possibile. E forse evidentemente il sigaro gli dava più azione, gli dava più sicurezza, quindi Fulci poi, voglio dire, psicologicamente era un regista che li capiva sotto questo profilo, gli attori, lasciava perdere. I guess physically Lucio chose him for the role and he had a certain career behind him, but the connection wasn't there. Look, you're the one that got me out here in the armpit of the world chasing your galloping cadavers. Era molto carina, brava, e mi sa che c'era anche un buon rapporto con Fulci, con Catriona. Sì, molto molto professionista. Lucio liked me because I treated his project very seriously. I think I wanted to try and penetrate his rather extraordinary world. Don't break it! Janetta Green era simpatica, no? Janetta Green veniva da un po' di film, da uno stop, insomma, di film, quindi aveva accettato questo film anche per riemergere in un'altra veste, insomma. E ha dato un grosso impegno, era sempre disponibile a tutto, qualsiasi tipo di azione, di trucco. E poi, insomma, il secondo film grosso di Fulci. Michele Sovali aveva comunque sempre questa voglia di regia. Sì, ma lui infatti era venuto come assistente volontario alla regia. Alla regia. Lui collaborava fattivamente, perché in realtà il suo ruolo è stato microscopico. Il suo impegno nel film è stato più di aiuto regista volontario, assistente a Gian D'Alia, che come attore. E io avevo una grande, grande soggezione di lui. Mi faceva paura, però vedevo che questo era una macchina infernale, dirigeva, aveva le idee chiare, due movimenti di macchina, trick trick, aveva risolto la scena.
lui con questo tono un po' burbero da dittatore, però tutti che correvano in silenzio, non si sentiva volare una mosca. Insomma, questa è stata la mia esperienza con lui. Mi ricordo Antonella Interlenghi, che all'epoca faceva, credo, una delle protagoniste. Insomma, c'erano delle scene veramente abbastanza raccapriccianti e dentro di me pensavo che non avrei mai voluto essere lei, ma a come veniva trattata proprio. Si vede che lei era, si era posta in un modo abbastanza principesco sul set, per cui Lucio, che è una persona abbastanza estremista, e anche la, insomma, l'ha ben bastonata. Bob! What's happened? Did you hurt yourself? Ma la prima paura era il nero assoluto con dei tagli di luce bianca. Tante volte abbiamo dovuto usare i colori per dare ancora più risalto a certe scenografie, a certe profondità. L'idea di accendere una volta la luce rossa, una volta la luce blu, una volta la luce verde, a mio avviso è geniale. Oltretutto dando delle luci, alle luci dei pretesti verosimili, perché all'esterno del bar e all'interno del bar stesso c'erano delle insegne colorate. Lì però io l'ho voluto... Sono andato con i colori, sono andato un po' di per creare un'atmosfera di vita che invece la vita stava morendo, capisci? Come dire, proprio la vita dei colori, del nostro, dei Luna Park. Qualsiasi cosa noi facciamo, quando c'è festa si fa la festa tutto a colori, vediamo. E lì sembrava la morte e la vita, credo, questo era un riferimento mio. I am there. She contact? Lui muoveva molto bene la macchina e usava i movimenti di macchina per costruirsi il montaggio della scena in base a quello che voleva raccontare, e usava questi primi per l'intensità degli occhi, come si diceva, per il terrore che vedeva salire negli occhi degli attori. Come si poteva fotografare uno zombie? Cerchiamo di farli vedere e non vedere. Io ho camminato più con i carrelli, con le luci in mano, piccole lucette, per cercare di dargli delle ombre ancora più misteriose da sotto, dei tagli, perché una luce davanti potevano diventare ridicoli. Le luci, io lì ho dovuto usare pochissime luci, ma tanta luce, nel senso tante lampadine, poche ma messe piccole, ma nascoste nei punti più impensati, perché la scenografia si vedeva tutta, nei totali c'era abbastanza scenografia. Allora ho usato tante lampadine, ma poche, voglio dire di quantità tante, ma di qualità, di forza pochissima, proprio piccole, da 100 watt, da 50 watt. Tutti gli effetti erano fatti in diretta, tutti i film che si vede in Lucio Fulci, non c'era niente computer, non c'era digitale che poi passa in pellicola, pellicola e passa in digitale, e grandissimi effetti speciali, tutti bravi professionisti, operatori che si mettono insieme, e Lucio aveva l'idea e noi la dovevamo più o meno portare sullo schermo, su un fotogramma. What impresses me the most is this maîtrise, this mastering of the art of filmmaking with very little money. Diciamo, noi italiani abbiamo una particolare inventiva per realizzare queste cose che fortunatamente riusciamo a tirar fuori. Era la moda comunque di arrangiarsi con poco, insomma, proprio per competere in qualche modo, però a nostro modo, con magari il cinema di effetti speciali più costosi che facevano gli americani, che non erano ancora arrivati al computer, ma li facevano anche loro in animatronic, ma erano molto più complessi e costosi. C'è
c'era una scena del film in cui si spalancano le finestre e vengono tirati veramente chili e chili di bigattini. Questa sarà effettuata con un, diciamo, un aspiratore di circa 5 kW e mezzo, di una potenza di circa 1500 litri al secondo. E Fulci non solo ha preteso che questi 50 kg, se non mi ricordo male, i bigattini messi davanti ai ventilatori venissero gettati sulla faccia degli attori, ma ha voluto anche che questi vermi rimanessero addosso alla faccia, per cui mi ricordo che sono stati incollati. Per farli rimanere attaccati agli attori hanno messo del gel, approfittando che era una situazione di caldo, quindi un po' di sudore in gel, quindi rimanevano appiccicati. The more worms I had on my face and the more I was fighting and there I wasn't even acting then, I was doing it for real, you know, trying to keep these worms off me. Fulci che si divertiva come un pazzo perché odiava gli attori e allora si doveva prendere le sue vendette. And so I was rather disturbed by the fact that he, who supposedly respected and perhaps loved me, I'm not sure, could let me suffer this torture. And I thought that was his perverse side coming out. Non rinunciava a nulla, cioè voleva proprio dare questo senso di estremo disgusto. Dopo gli hanno fatto uno scherzo a Lucio. Questo non l'hanno mai saputo, ma insomma io lo so chi è stato. Eravamo già a Roma, avevamo già girato la scena dei vermi e stavamo girando nel sottocimitero. Sì. E Fulci aveva sempre il suo borsello, perché lui si portava sempre la pipa e con il tabacco, quindi ce l'aveva sempre dietro. A un certo punto ha messo la mano dentro il borsello per prendere il tabacco e gli sono venuti fuori questi vermi. Io lo so chi è stato. Era l'attore che lo odiava, perché si odiavano a vicenda. Probabilmente Christopher George ha ceduto all'impulso della vendetta. Questa è una finestra che è composta da un cristallo da 12 mm di spessore esternamente e avanti ci sono dei vetri che sono da 4 mm. Ed è una camera che si riempie d'aria, è una camera sigillata con dei tubi laterali di cui arriva una forza di aria compressa che, riempiendo questa camera, poi con le atmosfere che vengono date fa esplodere questo vetro davanti. I vetri che vengono conficcati nella parete, è stata costruita una parete di polistirolo che io, dopo, diciamo, settimane e settimane di prove, sono riuscito a fare queste cose, perché purtroppo per fare un effetto del genere bisogna anche avere un po' di immaginazione e di inventiva. E mi sono ricordato a un discorso di un film di Totò, come lanciavano le frecce all'incontrario con degli elastichetti, e io ho realizzato questa parete fatta di polistirolo con degli elastici che venivano in tensione in esterno, dove noi, collegati a un filo d'acciaio finissimo, venivano tirati in maniera che noi ci allontanavamo dalla parete di 8 metri, 9 metri di distanza, e poi eravamo circa una quindicina di persone, che ognuno di noi aveva due pezzi di vetro nelle mani, due di cui venivano lasciati. Questi pezzi, che sono di Plespex, si conficcavano nel polistirolo. Dietro c'erano inseriti tutta una miriade di tubetti con un serbatoio riempito di sangue, che al momento che si conficcavano questi vetri nel polistirolo veniva azionata un'elettrovalvola e di cui mandava a pressione l'uscita del sangue, e usciva il sangue, diciamo, dalla parte dove la camera, la cinepresa, veniva inquadrata questa parete. Good God, it's blood! Blood! Oh.
conseguenza noi abbiamo dato un inizio a lei di vomito, e poi era una testa finta, elasticizzata sulle labbra, e da dietro spingevamo tutta questa dentellina, insomma. In realtà questa qui è una maschera dove effettivamente viene introdotto tramite questo tubetto un materiale acquoso, e dalla bocca ha un imbuto di cui c'era un tubo completamente collegato a un serbatoio messo a pressione tramite aria compressa tra il liquido e le viscere, veniva fuori dalla bocca. Abbiamo usato un po' un capretto per proprio prendergli le viscere fresche in modo che non fossero maleodoranti, e ovviamente gli erano state lavate e tutto, e la povera ragazza sarebbe dovuta, prima di poterle, insomma, mi ritengo fortunato per questo, perché sinceramente era abbastanza insomma disgustoso. Ma la testa è stata molto molto semplice, sì, perché era una calottina di gesso. Prima una calotta in lattice contenente cervello finto, e poi avevamo messo nell'incastro di questa calottina su di lui una coppetta di gesso rosso con la mano per romperlo. Era fatta come di un materiale fragile come l'uovo, proprio la buccia dell'uovo. E c'aveva un'applicazione assai complicata, per cui dovevo comunque stare al trucco per tante ore ed è stare quasi immobile fino ad aspettare il momento in cui giravo per non rischiare di compromettere questo trucco. Dentro questa calotta c'erano ovviamente delle peggiori schifezze che noi possiamo immaginare, ma in realtà poi erano degli yogurt mischiati a marmellate e a pezzi di, forse c'erano anche dei mirtilli e delle prugne per dare l'idea che fosse proprio le viscere cervicali. Aveva anche una di sangue e una di liquido grigio, insomma, di colore grigio, che uscivano insieme. It was an extremely odd experience for me. There's something very, very heavy about being put in a real coffin. They did actually close it at one point. Freak out time. In questo caso era stato costruito il coperchio della bara con un'asola dove veniva infilzato il piccone, che però aveva un fermo. C'era la certezza matematica che non sarebbe mai accaduto nulla all'attrice. Ciononostante, vedere un piccone che ti arriva a pochi millimetri dalla faccia, proprio un piccone vero. E fece un urlo alla nostra povera attrice, che me lo ricorda ancora. Non c'è attore che sta tranquillo in una bara, che credo in quel pensiero pensa al suo momento. E Franco ha fatto delle piccolissime membrane da mettere sotto gli occhi in lattice, e avevamo coperto questo tubicino sempre con queste membrane dentro i capelli, quindi attraverso questa parte qui, con una siringa e un colorante comunque per innocuo e acqua. Abbiamo iniettato in questa membrana e praticamente venivano queste lacrimine di sangue. Bare essentials, you know, a little tube, a little balloon that you press on, and you know, it was glued without putting any glue, obviously, underneath my eyelashes. And it went back over my ears, and my hair is down here like this, and you know, there is a special effects man ready to press this button so that the blood would come through, and it works fantastically. It's very, very effective. Oh, shut up, you bastard!
Questa è la punta vera che si trovava, diciamo, nel tornio. No! Franco aveva preparato una punta di trapano in cera, ha fatto il calco di una punta di trapano e poi ha colato della cera in questo silicone, l'ha aperta e l'ha rimontata sul trapano. Questa punta, che è inserita nel mandrino del tornio, fino qui, questa punta girava con il tornio, mentre questa piastrina girevole che sta all'interno toccava, diciamo, la testa di Lombardo, e da qui, essendo una canna vuota, usciva il sangue. Intercaliamo sempre degli effetti con una testa finta e il più possibile su un attore. E avevamo questo effetto che la punta entrasse dentro il cervello. L'altra parte poi era sempre intercalato con il trapano vero, con la punta vera, è una testa finta per entrare ancora più nel particolare, che buttasse fuori sangue e frammenti. L'uscita invece è sulla testa finta. Cioè, il trucco era fatto benissimo, però in questi casi se il montatore non dà il suo tocco non è sufficiente. I zombie. E come si potrà fotografare uno zombie per non sorridere? Non dico ridere, ma sorridere, perché il rischio è sempre quello, quando si fanno le finzioni cinematografiche, di non fare una cosa per poi fare fischiare o urlare o sorridere la gente se non c'è nel tema. E queste sono le maschere di questi defunti che poi sorgevano dalla terra durante il film. Ci dovevamo accontentare di fare, ecco, come si vede qui, con gesso e juta o giornali in cartapesta, stampi in gesso. Questa è fatta completamente in stampo in gesso, però i risultati cinematografici sono gli stessi che fanno gli americani. Mi ricordo che andavano a fuoco degli zombie, sì, classici abiti e pezzi di amianto, che all'epoca non si conosceva ancora che l'amianto era pericolosissimo, e spalmavamo del Bostik su questi abiti e poi davamo fuoco. Sempre con le lastre di vetro ottico, si chiama così, che non deforma, che ci dà anche una sicurezza per chi sta di qua della macchina e chi sta di là per l'attore, e poi con vari bruciatori da sotto, da sopra e laterali, che piano piano vanno manipolati da 2, 3, 4 persone, ognuno aveva una sua bombola, un suo tubicino, una sua asse con vari buchini, che usciva un pochino di qua, un pochino di là, un pochino da sotto, un pochino da sopra, e piano piano diminuivano e aumentavano, e sembrava un grande fuoco, ma erano aiutati da noi che diciamo alza e basso. Credo che comunque è il fascino di vederli ancora questi film proprio fatti senza l'aiuto del computer. Si sente che c'è questa genuinità artigianale, si sente anche lo sforzo, e questo trapela anche da piccole ingenuità, da piccole imperfezioni, che però vengono perdonate, perché quello che poi conta in definitiva non è tanto la confezione quanto il disegno nel suo insieme, no, di un film.